All'inizio dei tempi, in una galassia molto umana, la più umana delle galassie, 8 individui dai poteri straordinari si fecero avanti e soccorrere così tutti gli abitanti di GGM. Ma tutti loro furono ingannati, perché esiste un solo signore dei paesielli e lui non condivide i modelli. Non c'è tempo per i broccoli, non ci sono latte e girelle, non c'è più il carro torre, ci sono solo i mega generali galattici. Eugenio detto Huge, Marco il vostro tech priest, Ben, Simone e il Tintador, Peta, Alessandro Paesiello, Niccolò also known as Doc Nico per tutti i galattici amici, Tanta, 40, 36, 33, 40 e quattros, 36, 34 anni, 30. Non fare la stupida, da che si vedono. Colore il prossimo. Turchese. Mano è questa, che è brutale ma astuta. Il colore è nero. La mano destra e il colore è il verde. La mano è la destra. Il colore preferito è... sai che non ci avevo pensato. Il blu. No, il rosso. La derecha e il viola. Destra è il mio colore preferito, ovviamente è il viola. Mano destra e il colore preferito è il rosso. Allora, mano sinistra e colore preferito, vi dico, della nuova gamma il Baraknar Burgundy, della vecchia gamma per i nostalgici l'Octurquoise. Haradrim. E ho scelto gli orchi, il pinnacolo dell'evoluzione della galassia. I Krullboyz. Ho scelto i Crudelazzi, mi piace il verde. Gli Eldar. So White Gravelord. Los Vampiros. Un'armata di Cities of Sigmar con tanti ometti barbote. Per questa sfida ho scelto i Templari Neri. La stirpe dei mille, i Thousand Sons, perché volevo vedere sul 40k che stimoli c'erano. Innanzitutto devo dire che i Signori Anelli non ha nulla da invidiare a tutte le altre armate e anche degli altri sistemi di gioco, perché anche noi abbiamo lo Star Collecting, si chiama Mumak in questo caso, e ovviamente ci piacciono quelli con i pigiami che combattono sovente in mezzo ai deserti in groppa enormi bestie con pessimi caratteri e igiene intima discutibile. Allora, la storia dell'armata è questa, nasce da un sogno bagnato che da un sacco di anni, non sapevo quale cultura scegliere dal momento che li adoro praticamente tutte, ma alla fine ho scelto i filibustieri. Ho scelto un gruppo di filibustieri un po' selvaggi, perché mi piacevano anche i morsi di serpe, e ho deciso che saranno i tigrorchi di Mork Prachem, e il loro capo sarà Sandorkan. Questo perché alla fin fine, fra tutti i temi possibili per l'armata, ho scelto l'animalier. Perché l'animalia, secondo me, è una delle cose più virili che un orco possa indossare. Per cui mi sono un po' immaginato che il loro background sarà una cosa del tipo... Loro credono fortemente che, essendo che sono brutali ma poco astuti, loro credono che se ti vesti di tigrato diventi molto più sveglio.
diventi sveglio come una tigre fondamentalmente, e quindi loro si vestono di tigrato e ci credono molto e diventano svegli come delle tigri. Il problema è che le tigri sono stupide. Inizialmente non volevo lasciare da solo Pita a fare Age of Sigmar, ho detto dai, voglio sfidare Pita, voglio affrontarlo, però devo ammettere che mi sono fatto affascinare dai nuovi Cruel Boys e penso che siano un esercito veramente meraviglioso. Allora, in breve la storia dell'armata è questa, non ho mai fatto gli Eldar, mi sono sempre piaciuti, sono gli elfi dello spazio, penso che di non dover aggiungere nient'altro se non che ho scelto gli Anden perché sono i più sfigati di tutti e quindi li sento vicini al mio cuoricino. Grimlord Solvlight. È un'armata composta quasi esclusivamente da nani con un sacco di macchine da guerra e alleati umani, un po' e alleati Stormcast, un po' simil vecchi mercenari. Allora, dopo aver letto il libro Helstrich che racconta l'epica difesa del formicaio Helstrich da parte di Grimaldus e dei suoi templari, ho deciso di assemblare una forza che rappresenterà i coraggiosi figli di Sigismund contro le orde dei Pelle Verde. Allora, chi mi conosce sa che io ho sempre avuto questo fetish per tutto ciò che è turchese e oro messo insieme. Adoravo i Re dei Sepolcri, i Kemri in Warhammer Fantasy, quindi perché non farli anche in Warhammer 40.000? Infatti lo schema cromatico sarà quello. Beh, il classico dell'Ordine del Serpente, quindi viola, bordeaux e oro. Appunto, è l'animalier. In realtà quello che volevo sperimentare tanto era un fast paint con la pittura d'olio, quindi ci saranno texture animalier, pittura olio, quindi sfumature di quel tipo lì, ci sarà tanto grasso, ci sarà tanto sudore, ci sarà tanto sporco, e in realtà il mio fast paint è poi naufragato in uno schema di colore che prevede per la pelle qualcosa come 7 o 8 passaggi, ma sono dettagli. Beh, penso di fare i Big Yellers, per cui ci sarà tanto giallo. Un bellissimo schema molto fattibile, ovvero giallo e blu, seguendo ovviamente l'araldica e gli Anden. Roba per l'armatura. Blu per la pelle dos vampiros. E roja la pelle dello zombies. Quello ufficiale di Greywater Fastness, quindi turchese scuro, verde petrolio e giallo. Ispirato appunto ai combattenti di Helstrich, quindi nero, bianco e rosso. Tuttavia li riempirò di croci templari, ci saranno una miliardi di croci templari e li danneggerò perché stanno in combattimento da un sacco di tempo. Appunto, terrò ovviamente, come le mie rubriche insegnano, lo schema della box art, quindi turchese, oro, giallo. 800 punti. Visto che non ho assolutamente ancora capito niente di regole, perché non ho ancora aperto il libro delle regole di Warhammer 40.000, sono 1500 punti, che non so più o meno quanto è, però se io ci credo fortemente li realizzerò, 1500 punti. Penso di realizzare 1000 punti, quindi partire dalla scatola iniziale di Age of Sigmar e aggiungere qualche piccola unità. Il mio target finale è assemblare 750 punti di un'armata, spero, decente da giocare e anche decente da dipingere. Il mio target finale è pintar 1000 punti di Los Vampiros. Raggiungere, assemblare, dipingere 1000 punti di Cities of Sigmar. Di assemblare l'intero contenuto del box in edizione limitata dei Templari Neri. Allora, l'obiettivo sarebbe fare 1000 punti. L'idea è quella di fare appunto 1000 punti di stirpe dei 1000 mischiando sia i canonici marine, sia un po' di truppe mortali, magari qualche zangor, qualche demone, un po' di cose... un po' di idee in ballo ci sono. Aprire la scatola. Questa dovrei averla centrata. Una truppa, un QG e una scelta speciale. Voglio fare 10 Hobgrots e il Marknob with Belchavanna. Allora, per il prossimo mese il mio target è finire bene uno Spettro Custode e 5 Spettro Guardie. Il mio primo obiettivo è pintar 2 unità e almeno un eroe. Assemblare
tutti i 1000 punti e dipingere almeno 5 dei 10 martellatori. Ogni crociata inizia dalla squadra crociata, quindi voglio assemblare e dipingere la prima squadra crociata del mio esercito. Assemblare e dipingere la prima unità di Rubric Marines e assemblare la prima unità di Zangor. Vuoi prendere? Vuoi morire? Prendi Numero, ci sono altri prima di te. Siete così brutti, tutti quanti, siete così brutti, che quando siete nati le vostre mamme hanno fatto una wog in giro per tutta la galassia per andare a chiedere scusa. Allora, io lo farei anche, il problema è che sarebbe fin troppo intelligente e gli altri non lo capirebbero. Vi succhierà tutto il sangue, siete avvisati. Venite qui! L'unico elfo che viene stimato da un nano è stimato con la macchina da guerra! Accetteremo ogni sfida nel nome dell'imperatore, Imperator Vult! All is dust. Il mio nemico è paesiello. Allora, il mio nemico in realtà è il cattivo gusto. E quelli che capiscono poco di soldatini. Per cui diciamo che automaticamente il mio nemico è Menassi, è Fra, perché ancora oggi, cioè voglio dire, nel 2021 vieni ancora con questo gioco morto del Signore degli Anelli, con queste miniature brutte, piatte, anoressiche, no, veramente, veramente basta. Il mio nemico naturale purtroppo, poi essendo orco, cioè l'orco è pura estetica e quindi non può essere che il cattivo gusto e di conseguenza Menassi. Pita, io scelgo lui. Il mio nemico è ovviamente tutto ciò che odio, ovvero Nico. Te sfido, Eugenius. Sceglierò Marco Benti. Ovviamente l'orco Huge non sfuggirà all'ira dei prescelti dell'imperatore. Beh, abbiamo fatto una vita a essere nemici, quindi perché non continuarla anche in questa occasione? Maximo, I choose you. Non dovrà mangiare carboidrati per una settimana. E neanche potrà postare piatti, in questo caso, che di conseguenza. Allora, se non riesce a raggiungere il suo target, dovrà, per cominciare a acquisire un po' di buon gusto, girare tutto il prossimo video in canottiera bianca. Se tu perdi, non berrai birra per una settimana. Beh, la penalità sarebbe, beh, una cosa crudele, molto crudele per lui. Smettere di indossare orribili calzini. Se perderai la tua scommessa, la tua faccia dovrai ricoprire di Nutella. Se non dovesse raggiungere il target, dovrà mangiare delle melanzane. Perché sono viola. Se il caro Huge non raggiungerà il suo target, dovrà dipingermi un orco che metterò ai piedi del mio generale. Dipingere una miniatura senza fare nessuna modifica. Ciao Mac, tuo molto simpatico. Il mio sfidante preferito è il Mac, perché praticamente anche lui ha l'orecchia punta. Poi gli elfi hanno riconosciuto fin da subito che l'orco è il pinnacolo dell'evoluzione, proprio un elfo ha riconosciuto che noi siamo il meglio, per cui è veramente un fratello d'arme per me il Mac, è la mia persona preferita, è praticamente la cosa più simile a un orco che possiamo avere nella guida. Mac, sei il mio eroe! Ciao Nico! Hola Fra, tu sei il mio preferito per questo round e spero che tu riesca a compiere la tua impresa. Ciao Huge, è arrivato il momento di berci una birra assieme. Caro Huge, accetteremo ogni sfida, ci vediamo sui campi di battaglia. Allora, per quanto i suoi modi siano più di un lupo siderale e la cosa di Prospero ancora un po' mi brucia, Pita, non vedo l'ora di vedere cosa tirerai fuori dal cilindro. Il Mega Generali Galattici.
Allora, io non volevo far commenti perché non, di solito sapete che sono uno che non si lascia trascinare nelle polemiche. Pensa a te se Paesiello non deve trovare ogni modo per riuscire a ciulare i modelli agli amici. Comunque adesso sono tentato di perdere la sfida soltanto per mandarti un orco con sopra scritto Grimaldos è una fighetta. Quindi ho detto lasciamo stare, lasciamo perdere, non dico niente. Tanto il mio ruolo all'interno della guida lo sanno tutti qual è. Io purtroppo non posso dire nulla, ho firmato una liberatoria e non posso dire niente. E soprattutto il mio target finale è imparare a giocare a Warhammer 40.000 finalmente, visto che è dalla seconda edizione che devo iniziare a farlo. Adesso potrei anche non aprire più la scatola con l'unico intento di indossare una canotta bianca. Quello che ho sentito riguardo il Signore degli Anelli secondo me è molto grave. Io poi non voglio fare nomi, però Hugh è stato veramente poco rispettoso. Scandaloso silenzio di Pita in merito, pensavo che dicesse qualcosa, ma non, però non, allora non voglio tirare in mezzo le persone perché non è che mi piace puntare il dito, non l'ho mai fatto, però dico, Hugh è stato veramente veramente poco rispettoso. Beh, innanzitutto sono partito per dimostrare che anche il signor Anelli non ha nulla da invidiare ai Kickstarter, o comunque meglio dire che lo rifaccio. Porca la puttana. Così, eravamo partiti tutti sereni, era una bella avventura da vivere insieme, io però adesso non voglio star lì a tirarla lunga, non voglio far nome, non voglio fare niente, però dico solo che già abbiamo fatto entrare Nico. Voglio molto bene a tutti quanti voi, grazie per questi momenti magici che vivremo. Ma se poi iniziamo anche a dire queste cose sul Signore degli Anelli... Io non lo so. Partecipo perché non sono uno che si tira indietro, non voglio far polemiche. Però. Mi non frega niente delle elfe. For the Emperor! Allora dovrà mangiare comunque delle melanzane. Allora. Io in realtà vorrei dire una cosa molto seria, perché secondo me questa cosa finirà molto male, e dico a tutti i partecipanti che a scanso di equivoci ci vediamo in tribunale.